Buonasera, dottor Regin, primo piano la sanità, le attese infinite, un anno per una gastroscopia da svolgere nell'ospedale di Sulmona, una vera e propria disavventura, quella che è capitata a un settantenne del posto, il primo livello non cambia di fatto la musica, sentiamo meglio nel nostro servizio. Per una gastroscopia ripassi tra un anno esatto e la risposta che è pervenuta dal CUP di Viale Mazzini a un settantenne di Sulmona che nelle scorse settimane si era recato nella struttura per prenotare la prestazione sanitaria. Il caso, l'ennesimo che mostra una sanità non più accessibile ai soggetti fragili, è stato denunciato in queste ore dal diretto interessato. Quando mi hanno comunicato la data non volevo crederci. Non possiamo continuare a parlare di etichette o di primo livello se poi, per accedere con un certo tempismo ai servizi, siamo costretti a bussare ai privati o a cambiare ospedale con tanto di aggravio di costi, tuone sulmonese. Un problema annoso che appare irrefrenabile, vista la carenza di personale ai massimi storici che la ASL sta cercando di aggredire partendo dai piani alti. Recentemente sono stati pubblicati gli avvisi per reclutare quattro primari in ospedale, ma il potenziamento a quanto pare deve partire dal basso. Il pronto soccorso opera ancora con un medico per turno, l'ematologia si muove una sola volta a settimana, mentre i diabetici e i dializzati devono fare i conti con il rallentamento delle terapie perché in servizio sono rimasti due medici per due ospedali. Meglio non va per il Doppler, la gastroenterologia, altri reparti. Il primo livello è arrivato, ma i contenuti risultano ancora deboli in termini di risorse umane. È come dire siamo a Roma, ma manca il Colosseo. E intanto è un mese esatto dall'attacco hacker ai terminali della ASL, prende piede l'ipotesi filorussa, gran parte del sistema è stato ripristinato, bonificati 1.880 PC aziendali. Facciamo il punto nel nostro servizio. A un mese esatto dall'attacco informatico che ha messo in fortissima difficoltà i servizi della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, le indagini della Procura e della Polizia Postale si starebbero concentrando sulla pista che lo stesso governatore Marco Marsiglio aveva rilevato nell'audizione in Consiglio regionale. I criminali della Cyber Gang Monti potrebbero essere di nazionalità russa. Il presidente aveva parlato di un attacco del gruppo Monti, spin-off di un precedente gruppo Conti, di hacker russi in un momento di particolare intensificazione degli attacchi anche a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. L'eventualità, infatti, è che numerosi attacchi subiti da enti in tutta Italia potrebbe essere in relazione all'appartenenza del paese della NATO a sostegno dell'Ucraina. Tra gli eventuali obiettivi dei pirati informatici, ha ricordato Marsiglio, quella di screditare le istituzioni. Sulla questione del riscatto, il presidente ha confermato che non c'è stato alcun contatto con il gruppo criminale. Intanto sono stati bonificati tutti i 1.880 PC aziendali, i dati sono stati salvati. I backup hanno funzionato, sono stati ripristinati e la gestione dell'utenza e pronto soccorso è tornata pienamente digitalizzata. Un lento cammino per il rientro alla normalità. Oggi è un mese esatto. Ora ci spostiamo a Villa Lago, la folla per Amarena, la mamma Orsa Coraggio. Inutili però gli appelli e i provvedimenti. Vediamo il perché nel nostro servizio. C'è chi è arrivato con i treppiedi e ha sfoggiato la macchinetta fotografica super professionale. Una folla di turisti e curiosi, tutti attrezzati per l'occasione, ha immortalato ieri mamma Orsa Marena e i suoi cuccioli che da alcuni giorni staziona a Villa Lago. Uno spettacolo della natura irrinunciabile che pone comunque seri interrogativi sull'utilità dei provvedimenti adottati, sulla capacità della popolazione di saper convivere con l'orso, rispettarne scelte e movimenti. Quel lasciatela in pace del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise probabilmente non è stato compreso perché spiegano dall'ente il benessere dell'animale viene prima della curiosità di avvistarlo. Nel 2020, infatti, Amarena uscì ripetutamente allo scoperto con i quattro cuccioli per le vie di Villa Lago, Bisegna, dei paesi limitrofi, richiamando sul posto fotografi, reporter, turisti, curiosi anche dall'estero. Pareri discordanti sull'atteggiamento confidente dell'animale e dei suoi cuccioli, sulle giuste precauzioni da prendere per tenere l'animale lontano dai centri abitati, non sembrano per portano soluzioni. Dei quattro cuccioli dell'orsa, il più confidente, più ancarrito, morì lo scorso gennaio investito da un'auto a Castel di Sangro. La sensazione è che appelli e provvedimenti sono caduti nel vuoto. Troppo grande la curiosità, eppure la vicenda di Carrito qualcosa deve pure insegnare.
Proprio dopo queste ultime scene a Villalago, il sindaco Fernando Gatta ha aggravato l'ordinanza sindacale che aveva adottato lo scorso 23 maggio. Un'integrazione pubblicata proprio in giornata. Altre strade chiuse con divieto di sosta in via Renzo Sciore e via della Difesa, le zone più a rischio, secondo il sindaco. La situazione, ha detto ai nostri microfoni, è monitorata. Dobbiamo garantire le equilibrio. Per il momento tutto sotto controllo, ma sono state adottate, come dicevamo, nuove misure a scopo precauzionale per tutelare l'esemplare e anche l'interesse della folla che, come vedete, non manca nel borgo della Valle del Sagittario. Ed ora la cronaca ci porta in Alto Sangro, dove i ladri si rifanno il look nel senso letterale del termine, parrucchieri nel mirino, due furti da 20.000 euro nel giro di pochi giorni. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Non sono entrati di giorno per rifarsi il look, ma hanno fatto il blitz di notte per svaligiare due saloni. Allerta in Alto Sangro per i furti nei saloni da parrucchiera. Due attività sono state prese di mira nel giro di pochi giorni. La prima si trova a Castel di Sangro, dove nella notte tra il 30 e il 31 maggio i banditi avrebbero forzato la serratura dell'attività per fare piazza pulita con tutta calma. Rubati materiali, piastre, gel, attrezzi del mestiere e perfino qualche borsa in vendita. L'azione è delittuosa. È stata replicata la scorsa notte, quella tra il 1° e il 2 giugno, a Roccaraso. Anche qui i ladri avrebbero forzato la serratura per svaligiare il salone e fuggire con la merce. Stando alle prime stime, il bottino complessivo dei due furti ammonta a 20.000 euro circa. Entrambe le attività non sarebbero dotate di sistema di allarme o videosorveglianza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del maggiore Fabio Castagna. I militari hanno effettuato un primo sopralluogo, rilevando segni di effrazione. È molto probabile che due episodi siano collegati, vista la mano comune e la modalità posta in essere dei malviventi. Due furti in fotocopia. Ci fermiamo con la prima parte a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Coop Ansape Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia locali che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio. Servizio senza pensieri, scegli Elettrofire, vendita al dettaglio e ingrosso di stufe, camini, caldaie, inserti a pellet e legna. Le migliori aziende del settore come Clover, la Nordica Extra Flame e tante altre. Vendita di pellet certificato e legna bancale. Si effettuano consegne a domicilio a norma di legge. Ci occupiamo delle pratiche conto termico e delle agevolazioni fiscali.
Inoltre, per un servizio completo siamo partner di aziende specializzate e professionali. Neri non solo spazzacamino, installazione e assistenza di stufe a legna e pellet, pulizia e montaggio, canne fumarie civili e industriali. Noleggio piattaforme aeree con e senza operatore per lavori in quota. Lavori di edilizia e tanti altri servizi per aziende e privati. ME Impianti. Realizziamo i nostri lavori con professionalità e serietà, con una particolare attenzione verso tutte le innovazioni tecnologiche. Ci occupiamo di consulenza, progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari, pannelli solari, impianti a pavimento e climatizzatori. Massima attenzione e puntualità nei tempi di riconsegna del lavoro. Elettrofire, Neri non solo spazzacamino, ME Impianti, solo il meglio per un servizio completo, professionale e senza pensieri. Alle Terme in Popoli, grazie ai naturali benefici dell'acqua solfurea Decontra, potrai prevenire e curare i disturbi della respirazione, dell'orecchio medio, osteoarticolari, della pelle, della circolazione e gastrointestinali. Tutti i cicli di cure termali sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, alle Terme potrai trovare un centro specializzato in diagnostica, riabilitazione in acqua, motoria, vascolare, respiratoria e tubarica. Per info e dettagli chiama lo 085 98 77 81. Terme in Popoli, il centro termale riabilitativo d'Abruzzo. Edison è a Sulmona, in via San Polo 18. È l'azienda leader nella vendita di macchine e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio. DR Didascanio. Officina, assistenza e consulenza specializzata. Vasta gamma di ricambi plurimarche. Concessionaria Honda, Husqvarna, Maschio e Kun. Rivenditore ufficiale trattori Carraro e Same. Configura la tua macchina in tempo reale con tutti gli accessori e in pochi minuti saprai disponibilità, prezzo e tempi di consegna. DR Didascanio. Strada statale 17, bivio per Rocca Casale. Da DR Didascanio trovi tutto per la realizzazione e la manutenzione del giardino. Semi per l'orto, terricci e concimi, impianti di irrigazione per orto e giardino, terricci professionali e sementi delle migliori marche. Immerso nel verde in via Cerrano a Prato La Peligna, ti aspetta il ristorante Pizzeria La Vigna. Ottima cucina casareccia, la pasta fatta in casa, la carne alla brace, la pizza al forno a legna, ampi spazi interni ed esterni per garantire sempre il distanziamento. Adatto per cerimonie, banchetti o una serata tra amici. Servizio di asporto e consegna a domicilio. Ritrova i sapori di casa tua al ristorante Pizzeria La Vigna. Via Cerrano a Prato La Peligna. Seconda parte, ripartiamo dalla discarica di Bussi. La provincia di Pescara rinuncia al risarcimento. Questo è un giallo per il forum H2O. Sentiamo il perché nel nostro servizio. La provincia di Pescara rinuncia alla possibilità del risarcimento di un potenziale danno all'immagine. La decisione dell'ente di non intraprendere alcuna azione civile nei confronti di Edison S.p.A. per la discarica di Bussi sul Tirino ha sollevato non poche perplessità. Per Augusto De Santis del forum H2O, anche se i tempi troppo lenti della giustizia non di certo spronano a intraprendere azioni legali, quello che stupisce è il fatto che non ci sia stata un'azione di massa da parte di tutti, in particolar modo da parte degli enti, non solo da parte della provincia di Pescara. Il dirigente della provincia ha motivato così la scelta dell'ente. Da una parte, la provincia è disposta a rinunciare a intraprendere l'azione civile
per il risarcimento dei danni. Dall'altra, Edison si impegnerà ad azione della somma di 3 milioni, condizionata al rifacimento e al restauro dell'edificio del presso scolastico Marconi. Torniamo a Villa Lago, valori non conformi, chiuse due fontane nei pressi dell'eremo di San Domenico, un provvedimento contingibile e urgente fino al ripristino dei valori nella norma. Il nostro servizio. Chiuse due fontane dell'eremo di San Domenico a Villa Lago, l'ordinanza è stata adottata nei giorni scorsi dal sindaco del borgo della Valle del Sagittario, Fernando Gatta, a seguito della comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila. In base alle analisi effettuate dal laboratorio ARTA dell'Aquila, è stata rilevata la non conformità dei campioni d'acqua destinati al consumo umano, prelevati nelle fontane collocate nei pressi dell'eremo di San Domenico in via Buccini, la cosiddetta località Aia Pezzana, per la presenza di batteri coliformi sopra il valore di legge, con la conseguente necessità di inibire il consumo di acqua a scopo alimentare. Da qui l'ordinanza contingibile urgente, firmata dal primo cittadino, che sarà revocata non appena i valori dell'acqua con nuove analisi torneranno nella normalità. E ora sul Mona è il momento della giostra dei bambini che taglia il traguardo del ventennale. Oggi il primo atto, vediamo tutto nel nostro servizio. A 20 anni Manoli dimostra e la cordesca la giostra cavalleresca dei bambini che ha preso il via nel pomeriggio, ridando colore alle piazze e ai quartieri della città. Quel rullo di tamburi, lo squillo di chiarini è un antipasto della giostra vera e propria che si svolgerà a fine luglio. Ma anche questi sono due giorni di festa in cui i bambini hanno modo di divertirsi ma anche di scontrarsi nella tradizionale corsa all'anello che assegna il palio della 20ª edizione. Il corteo ha attraversato il centro storico, poi le gare allo stadio Pallozzi, gli stand nella centralissima piazza Garibaldi. Una festa per i bimbi protagonisti, ma una festa per il popolo della giostra. I valori sociali della giostra. La giostra non si esprime in 2 mesi all'anno, ma è un lavoro che fa 365 giorni all'anno. È un movimento che abbraccia scuole, associazioni, famiglie, ragazzi, amministrazione, città sportive, quindi la totalità della città. Oggi si deve fare qualcosa di eccezionale, e per questo la dico grazie. Io volevo fare anche un ringraziamento a tutti i volontari, perché siamo tutti volontari e facciamo vedere quello che siamo, e facciamo di bello per la città. Siamo felici che oggi, il 20º anno, non solo la giostra è andata avanti, ma abbiamo uno stadio pieno di genitori, di amici, di giovani che vogliono che la giostra vada avanti. La giostra è il futuro di Sulmona. Solo se la giostra sarà aiutata e costruirà un progetto importante e culturale, Sulmona andrà avanti. Non saranno più le imprese, ma sarà la cultura che porta avanti la città. Aiutiamo la cultura e lasceremo la città non a un gruppo di disoccupati, ma la daremo a chi vuole portare avanti la città. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Sarà inaugurata il prossimo 10 giugno alle 18 presso la Sala Museale Domus Arianna l'esposizione visiva Il mito dell'acqua, la mostra curata dalla Fondazione Carispac e dall'Accademia Sulmonese di Fotografia al fine di onorare il poeta Ovidio e la città di Sulmona. Un progetto ambizioso con decine di artisti coinvolti, tra questi ci sono 6 vincitori dei 2 concorsi fotografici internazionali dove il tema era proprio il mito dell'acqua. Il loro trionfo su 700 partecipanti ha dato loro, oltre il premio del Conio Moneta, anche il diritto a partecipare alla mostra sulmonese. Gli espositori saranno accompagnati dall'Accademia a fotografare anche Sulmona, Pettorano sul Gizio, Villa Lago, Scanno, grazie alla collaborazione di Ada Dianni, dei sindaci dei rispettivi comuni. Anche i ragazzi protagonisti, con le 10 lezioni di fotografia presso il liceo artistico Mazzara, parteciperanno anche 11 pittori locali, capitanati dal professore Umberto Malvestuto, con i loro quadri che rielaborano il mito dell'acqua. Non mancano artisti fotografi, tra i migliori in Italia e nel mondo. È bella questa iniziativa presa dall'Accademia della Fotografia di Sulmona, che mette in moto un meccanismo su iniziative già prese nel passato sulla fotografia, un premio Ovidio che naturalmente comprende non soltanto la città di Sulmona, il comprensorio e un premio della fotografia. È importante che si attivi un percorso sulla cultura, perché il percorso che noi avviamo sulla cultura dà la possibilità di mettere in moto un meccanismo molto serio su Sulmona e la cultura e l'arte. Sulmona è bella, Sulmona ha queste peculiarità, dobbiamo lavorare per portare queste peculiarità nel mondo, perché attraverso queste iniziative diamo anche avvio a un turismo itinerante che si attaglia intorno alla cultura e alle bellezze. La cosa fantastica di questa esposizione, questa mostra che faremo, è proprio l'unione dei pittori con la fotografia. La fotografia, ci sono degli artisti internazionali che ci hanno appoggiato in questo, ed è Buket Oztay da Cipro e Nino Maxvilli dalla Georgia, che hanno organizzato 2 concorsi fantastici con 700 opere presentate, dove ne sono state scelte 3 a Cipro e 3 in Georgia, i quali hanno avuto il premio della monetina coniata qui a Sulmona, Italia, e hanno avuto anche diritto all'esposizione delle loro opere. E simpaticissima è stata la storia delle 10 lezioni fatte al liceo artistico Mazzara di Sulmona, dove dei ragazzi si sono veramente impegnati, partendo da niente hanno realizzato anche loro delle opere a livello internazionale, perché poi le vedrete quando ci sarà l'inaugurazione. E ora è il momento del Rotary Campus, una iniziativa dal forte valore sociale e solidale, un soggiorno per i diversamente abili. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Si è tenuta a Rosseto l'edizione 2023 del Rotary Campus, un'iniziativa lodevole, volta a rendere più accettabile la vita di persone cosiddette diversamente abili e le loro famiglie. Un soggiorno presso strutture accoglienti come villaggi, campeggi, strutture alberghiere ed altro, il tutto gratuitamente per i disabili e per le loro famiglie. Rotary Campus è nato nel 1988 da un'idea progetto dei presidenti in carica in quell'anno. L'idea fu quella di ospitare per una settimana in una località di villeggiatura un certo numero di disabili e rispettivi familiari per offrire loro un'occasione di incontro fra realtà ed esperienze diverse, per fornire un'occasione di svago, di divertimento, di socializzazione e, perché no, anche di riflessione e confronto sulle tante problematiche della disabilità e su quanto la società e le istituzioni facciano, o non facciano, per assisterli, per abbassare le barriere architettoniche e non, che ancora troppo pesantemente sono di ostacolo per un compiuto riconoscimento di una doverosa parità di diritti. Un'iniziativa ormai consolidata, realizzata in un posto adeguato e confortevole. Dopo alcuni anni il campus divenne manifestazione distrettuale. Si è iniziato ad utilizzare strutture turistiche, villaggi vacanze, alberghi, che costituissero
una sistemazione dignitosa, un servizio di pensione completa e possibilità di usufruire di tutti i servizi in dotazione, campi da gioco, piscine, spiagge. Si è cercato inoltre di scegliere strutture che permettessero una piena integrazione fra gli ospiti del campus ed altri villeggianti, in modo da evitare antipatiche ed umilianti ghettizzazioni. Il campus di quest'anno si è rivelato estremamente interessante per la presenza di personalità di varie discipline che hanno offerto ai diversamente abili il loro sapere, il frutto delle loro esperienze. Quest'anno la presenza di Domenico Santa Croce, rosariano anche lui, leader nel campo della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera, ha suscitato notevole interesse dei giovani diversamente abili, i quali si sono stretti intorno ai fornelli per appurare il modo migliore di cucinare alcune pietanze. Beh, si sa, la buona cucina piace a tutti. Una nostra troupe è stata invitata a partecipare al campus ed ha documentato ciò che di molto utile si sta facendo per una categoria di persone che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. Abbiamo preparato le pallotte cacio-uova, che sono un piatto tipico abruzzese e fa parte della ricetta dei contadini, dove abbiamo utilizzato ingredienti come una volta, cioè pane rappreso, formaggio pecorino stagionato, uova e poi una salsa fatta con pomodoro, aglio, prezzemolo, origano e peperone verde. E loro sono stati molto bravi, hanno appreso molto la cosa e l'hanno preparato secondo la regola. C'è una bella giornata di sole, per cui tanti ospiti sono qui al mare, come si può vedere. E altri stanno facendo altre attività, tutte nell'attività dell'arte terapia, quindi pittura, scultura e bricolage. Mi sono trovata a contatto con un grande chef, è stato un onore per me. Questa esperienza è stata molto bene, è stato bello, abbiamo cominciato bene, speriamo vigiamo. Bellissima! Che ci sono venuti altre volte, però questa volta è un po' più organizzato, meglio. Fatele bene, tutto ok. www.ondarinv.tv, il nostro sito internet dove potete seguire le notizie in tempo reale, anche la nostra pagina Facebook. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a tutti buon fine settimana, buona domenica.